Rossi, un'ora di riunione con il capo compartimento ANAS di Catanzaro, alla fine c'è soddisfazione o no? Sì, diciamo più di un'ora, diciamo, però alla fine dai, siamo moderatamente contenti, nel senso che l'11 aprile ovviamente si aprirà questo tratto fino a Squillaci Lido, successivamente abbiamo strappato la promessa, o comunque ovviamente una promessa anche da parte del sindaco e del appunto dirigente capo dell'ANAS, che e verrà fatta una specie di rotatoria con planare subito dopo gli stabilimenti della torrefazione Guglielmo, che permettono sia ai cittadini e agli operatori turistici quindi di invertire marcia e di entrare poi a Copanello Lido, sia quindi ai tir di, quindi diciamo questa è una posizione provvisoria ovviamente. E questo deve essere fatto in tempi brevi, voglio dire, perché poi se si va oltre, insomma, allora sarà davvero un peccato. Però diciamo che oggi siamo contenti dopo questi giorni, diciamo, turbolenti per questa viabilità sulla zona di Copanello Lido. Quindi, allora, la cosa si darà l'opportunità di poter arrivare velocemente al Copanello Lido con l'opportunità di poter fruire una nuova e bella stagione. I commercianti, gli imprenditori di Copanello sicuramente adesso saranno allertati per questa iniziativa, sia dal sindaco e sia dalla CICAS, per far sì che la nuova stagione possa essere più bella che mai. Più che soddisfatto, io sono impegnato perché questo si risolva, anche perché poi io leggo sulla stampa di prese di posizione dell'ultimo minuto senza sapere quello che effettivamente si sta facendo e confondendo le problematiche, perché stamattina leggevo addirittura che sembra che per andare a Copanello, non a Copanello Lido, per andare a Soverato si dovesse uscire a Squillaci, non è vero nulla. L'unico punto dove non c'è un accesso diretto allo Stato è Copanello Lido, per il resto non ci sono problematiche. Quindi io sono abituato da 10 anni a lavorare tranquillamente senza fare tanta propaganda spicciola. Chi vuol fare politica, non è questo sicuramente il posto, il luogo e il momento per fare politica.